Il Teramo perde un derby in maniera sanguinosa contro la San Benedettese, vittoria per il rossoblù arrivata nella ripresa con i gol di Bove e nel finale con il calcio di rigore realizzato da Miracoli. Le solite amnesie, i soliti problemi in attacco per la squadra di Antonino Asta, che a fine primo tempo ha anche perso Stefano Amadio, una ricaduta dell'infortunio che l'ho tenuto fuori qualche settimana fa, gli ha fatto saltare alcune partite. La mossa vincente di Ezzolino Capuano nella ripresa, l'inserimento di Vallocchia che al 53esimo ha scodellato in mezzo un pallone che la retroguardia di casa non è riuscita a liberare, ed è proprio Bove, scelto nel 3-4-1-2 da Capuano, a ribadire da pochi passi in rete. Il Teramo ci ha provato con la forza della disperazione, è andato un paio di volte vicino al gol del pareggio con Graziano, che ha preso il posto per l'appunto di Amadio nel primo tempo, ma senza fortuna, anche con Tulli e con Foggia, sempre nel corso del secondo tempo. Il problema rimane sempre lo stesso, ovvero il Teramo fa fatica a realizzare gol, e allora nel finale, oltre alla sconfitta, è arrivato anche il secondo gol su calcio di rigore per fallo di Calore su Esposito, che insieme a Vallocchi ha cambiato il volto del secondo tempo. Peraltro Teramo che esce con due gol sul groppone e due cartellini rossi, perché espulso Caidi, doppio giallo per lui, doppio giallo anche su Calore, il secondo che ha innescato il calcio di rigore di Miracoli. Una sconfitta ancora più pesante per il Teramo, perché adesso avrà due settimane di riposo, avrebbe dovuto giocare contro il Modena, Modena che non fa parte più di questo campionato, e dunque per il Teramo appuntamento al prossimo 9 dicembre con il Fano, e sarà una partita davvero da non sbagliare, perché adesso la posizione in classifica dei biancorossi è davvero deficitaria. Dallo stadio Bonolis è tutto, Teramo 0, San Benedettese 2.